quello che vogliamo fare è compiere un viaggio enogastronomico, possiamo definirlo così, no? Cioè, quindi benvenuti a questa nostra scena del gusto, questo rito conviviale fatto di sapori, di ricette e di sapere. Quello che noi faremo questa sera è parlare un po' di quella che è stata la nostra tradizione culinaria, quelle che sono state anche le culture culinarie, possiamo definirle così, professore, sì, sì, che ci hanno preceduto. E perché questo? Perché io penso che la cucina non sia più soltanto il luogo fisico dove avviene l'atto culinario, ma possa anche essere un luogo ideale dove allenare la mente. Maria. Giovanni. Buonasera. Benissimo, ti piace? Molto. È particolare. Perché? Sì. Scusatemi. Io vi lascio e ci vediamo. Sei proprio abbandonato a te stesso. Cosa devo fare? Sono nervoso. Giovanni. Per questa storia. Ma perché non fai un viaggio? Fai un viaggio, però prima dirle la verità. Cosa è quello? Che francamente, sinceramente, è tutto finito. Ma non c'è da essere fieri di un genere simile a verità, se no non siamo già. Sì. Ti ho portato. Guardi qui che bello. Ah, bello. Adesso mi dica se non è bello. È stupendo, il Kanoskaya Katos. Esattamente. Mangiare ogni unico. La necessità di colmare un vuoto. E senta, Mattia, io ci porti questo piatto. Sì, non ti devo dire due parole. Io sono abbastanza pensieroso. Hai cicato. È venuto con due rose. Non lo stai vedendo. È stato proprio timidissimo. Avrei dovuto anche vederlo. Sì, timidissimo. Poi... cosa commovente. Certe cose fanno sempre piacere. Le rose, la sera. Sì. Che il cibo è... grazie. Permesso attraverso questo bando Puglia 365 di poter realizzare tantissime iniziative in tutta la Puglia. Noi siamo al sesto weekend, sì. E questa sicuramente è una delle più originali, sì, e dove abbiamo coniugato sicuramente i nostri prodotti, scegliendo la cima di Rapa, però in una location assolutamente unica e poi con una performance teatrale originalissima.